sono Silvia Borfari, sono con il collega giornalista Gianluca Morassi per presentare il suo ultimo libro, Un giallo, La scia dei soldi, la prima indagine dell'ispettore Fanta, edito da Bolis Edizioni. Chiediamo a Gianluca, senza spoilerare troppo, ci puoi dire qualcosa di questo tuo giallo? Allora, dunque, è un giallo che si svolge nei paesi del Colle orientale del Friuli, cioè in provincia di Udine, a pochi chilometri dalla Slovenia, e si svolge nel 2008, che è l'anno della crisi finanziaria, della crisi delle banche, e in qualche modo la vicenda riguarda anche una crisi bancaria. Certo, quindi che aveva ovviamente coinvolto anche tanti piccoli risparmiatori, ma è un caso solo di truffa bancaria o c'è dell'altro? No, vabbè, inizialmente il caso riguarda sia una truffa bancaria che dopo si porta dietro un caso di omicidio, ma tutto nasce da uno strano incidente che coinvolge un'importante famiglia della zona, la famiglia del più importante imprenditore della zona. Sta di fatto che l'ispettore Fant si trova alle prese con il suo primo caso di omicidio. Sì. Come lo affronta? Effettivamente per l'ispettore Alvise Fant questo è il primo caso di omicidio, il primo caso importante che lui si trova a gestire da solo. Quindi inizialmente diciamo che un po' spaventato da questa nuova indagine, un po' anche incuriosito per capire esattamente quali sono i suoi limiti, quali sono le sue potenzialità come investigatore. Certo, e poi diciamo che inizia comunque anche a collaborare con il maresciallo dei carabinieri. E come si sviluppa questa collaborazione? Sì, diciamo che il maresciallo dei carabinieri della stazione locale del paese indaga sullo strano incidente di cui dicevo prima, che in qualche modo si innesta con l'omicidio, i due casi in qualche modo diventano paralleli fino a intersecarsi, e appunto all'iniziale diffidenza che c'è sempre tra carabinieri e polizia, dopo nasce un rapporto di stima e di amicizia reciproca, diciamo. Tutto nasce un po' dalla passione comune che il maresciallo dei carabinieri e l'ispettore Fant hanno per la corsa, che appunto è da lì nasce questo rapporto. Infatti tu sei un appassionato di atletica, i tuoi primi libri, perché questo ricordiamolo è il quarto libro, ma il primo giallo di Gianluca Morassi, nei tuoi primi libri avevi sempre parlato di atletica, di personaggi campioni dell'atletica. E quindi, vabbè, insomma, la corsa ce la metti sempre nei Sì, tuoi ecco, libri. diciamo che anche l'ispettore Fanta, un appassionato di corsa, in gioventù aveva praticato l'atletica leggera e anche adesso l'indagine è punteggiata o comunque intervallata da questi suoi allenamenti nelle colline, appunto, dei Colli orientali del Friuli, tra i vigneti, tra i boschi. Atmosfere che in genere sono autunnali. Ho capito. Senti, non direi di fermarci qui perché lasciamo un po' di curiosità. Diciamo solo che ci sono anche dei personaggi un po' strani all'interno del libro, ma sono dei personaggi anche divertenti come Pereira e il suo amico Pluto. Però diciamo lasciamo un po' di Sì, sono un suspense. po', diciamo, due personaggi singolari che ne combinano un po' di tutti i colori, amanti anche del vino, che punteggiano appunto le loro giornate anche con frequenti soste alle frasche, quelle che in Friuli si chiamano le frasche, dove i contadini vendono il vino. Benissimo, allora non resta che seguire la scia dei soldi, vediamo dove ci porterà e salutarvi. Arrivederci a tutti. Arrivederci.